Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui vi farò vedere che cosa metto nel mio bagaglio a mano per quanto riguarda un weekend lungo invernale. Appunto, io sono in partenza per Firenze, le temperature non sono così rigide, però insomma bisogna appunto portarsi dietro delle cose calde e non è sempre semplice. Riuscire a far stare tutto all'interno del solo bagaglio a mano. In realtà io non volerò, però comunque sia penso che sia interessante per voi vedere appunto che cosa vi porto dietro e come organizzare al meglio il proprio trolley. Quindi direi che ci spostiamo direttamente in camera dove ho già tutto preparato sul letto in modo tale da farvi vedere quello che mi porto dietro e come organizzo appunto il trolley. Ok ragazzi, questa è la situazione delle cose che appunto mi porterò via per questo quasi weekend che appunto vi voglio far vedere. Partiamo dal basso, in cui ci sono due paia di scarpe, si vede poco, ma insomma un paio un po' pochino più pesanti, un altro paio di scarpe nere che sto provando per vedere se riesco a tenerle su un bel po' di tempo e le infradito che andando in giro per ostelli le preferisco perché magari per andare in bagno eccetera riesco anche a portarmele sotto la doccia senza problemi. Poi passando qua su, beauty piccolino anche se è bello pieno, asciugamano in microfibra. Calzini, avrò giusto un paio di calzini appunto di ricambio perché non penso di sporcarli più di tanto, magari gli do, li alterno insieme a quelli che avrò, addosso. Qui c'è la parte intimo, reggiseno, slip e canotte. Al posto del pigiama ho pensato di portarmi via una felpa e un paio di, pantaloni di tuta. In modo tale che così almeno non ho comunque l'ingombro di un pigiama comunque pesante, quella lì è roba abbastanza pesante ma non troppo ingombrante. Tre magliette, due un pochino più leggere, una un pochino qua sotto un pochino più pesante. Un paio di jeans, sempre oltre alle cose che avrò addosso con cui appunto partirò. Una felpa. E in più, se dovesse esserci proprio troppo troppo freddo, ho l'intimo termico, le mie due magliette e i pantaloni termici. E sempre in più, diciamo extra, ho i miei due scaldacollo barra fasce per la testa, che appunto sono abbastanza versatili, appunto sono uno più leggero e l'altro più pesante, più la mia immancabile ormai fascia per il ginocchio che mi sta abbandonando. Queste cose qui andranno più o meno tutte all'interno del trolley, mentre all'interno dello zaino ci andranno queste cose qui che vedete, accessori per la GoPro, una serie infinita di cavetti che vedete in questa appunto pochette, la macchina fotografica con il suo polarizzatore, il powerbank, in modo tale da non rimanere mai senza energia, ovviamente il portafogli con soldi e documenti. Probabilmente per il viaggio in treno, se dovessi essere stanca, mi porterò via il mio cuscino gonfiabile. In più, sempre per il viaggio in treno, ci sono l'ebook reader, le guide appunto di viaggio, la mia agenda con appunto penna e matita. E poi penso che potrebbe essere interessante se io studiassi un pochino di tedesco. Questo qui è un libro che ho trovato con, appunto, ve lo faccio vedere, dei sudoku, in modo tale da imparare un pochino di parole nuove, farmi un pochino di vocabolario tedesco, visto che, spoiler, 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 tornerò su in Germania, da marzo in teoria, poi non si sa. Ovviamente dei sacchetti che userò per mettere dentro le scarpe appunto in valigia in modo tale da non sporcare il resto dei vestiti. Quindi vediamo se ci sta effettivamente tutto, sperando di avere qualche spazio libero per eventuali quali souvenir e ci vediamo a fine video. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che l'abbiate trovato interessante. Nel caso lasciate un bel like e se volete iscrivetevi al canale in modo tale da
non perdervi i prossimi video, visto che vi farò vedere quello che farò e quello che visiterò a Firenze. Se avete qualche suggerimento e secondo voi mi sono dimenticata qualcosa, lasciate un commento qui sotto in modo tale da condividere appunto le vostre esperienze anche con gli altri visitatori di questo video. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate il link a tutti i miei social in modo tale da non perdervi nulla della mia vita al di fuori dei video di YouTube. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!